L'infinito futuro non ha un corrispondente in italiano. L'infinito futuro attivo è una forma perifrastica formata da due elementi, il participio futuro in caso accusativo e l'infinito presente di essere, esse. Quindi, prima di tutto, come si forma il participio futuro? Semplicissimo. Dal paradigma di un verbo, per comodità il solito laudo laudare, isolo la forma al supino, stacco la desinenza e ottengo laudat. A questa aggiungo le desinenze urus, ura, urum per il singolare, maschile, femminile e neutro, e avrò quindi laudaturus, laudatura, laudaturum, e uri, ure, ura per il plurale, maschile, femminile e neutro, e avrò quindi laudaturi, laudature, laudatura. Ma torniamo all'infinito futuro attivo. Esso, come abbiamo detto, è una forma perifrastica. È formato cioè da due elementi, il participio futuro in caso accusativo, laudaturum, laudaturam, laudaturum, più l'infinito presente del verbo essere, esse. Avremo quindi per la prima coniugazione laudaturum, laudaturam, laudaturum esse e laudaturos, laudaturas, laudatura esse, stare per lodare. Per la seconda moniturum, monituram, moniturum esse e monituros, monituras, monitura esse, stare per esortare. La terza coniugazione, lecturum, lecturam, lecturum esse, e lecturos, lecturas, lectura esse, stare per leggere. E infine la quarta, auditurum, audituram, auditurum, e audituros, audituras, auditura esse, stare per udire. L'infinito futuro passivo è formato dal supino, laudatum, seguito da iri. Iri è l'infinito presente di forma impersonale, da eos is ivi itum ire, un verbo irregolare che significa andare. Avremo quindi per la prima coniugazione laudatum iri, stare per essere lodato. Per la seconda monitum iri, stare per essere esortato. Per la terza lectum iri, stare per essere letto. E infine la quarta auditum iri, stare per essere udito.